passare dal restauro di beni culturali soggetti a degrado alla prevenzione dei danni che umidità, sole, pioggia e altri fattori climatici possono causare a quei beni. È una nuova filosofia quella che ha convinto la Compagnia di San Paolo a selezionare e finanziare nell'ambito del bando Prima il progetto dedicato al restauro e alla conservazione preventiva degli intonaci dipinti del complesso dell'Abbazia di Novalesa. Il progetto presentato dalla comunità monastica dell'Abbazia, che rientra nel patrimonio immobiliare della città metropolitana di Torino, è curato per la parte tecnica dalla cooperativa Coinè Conservazione Beni Culturali, con una metodologia basata sulla valutazione e gestione scientifica del rischio di degrado dei beni monumentali. Con Lucrezia Micotto della cooperativa Coinè e con alle spalle la cappella medievale di Sant'Eldrado che risale intorno all'anno 1000, parliamo di quello che è un intervento di lungo periodo, perché si tratta di creare le condizioni per cui l'umidità in futuro non pregiudichi questo tesoro di arte. Esatto, il lavoro che stiamo eseguendo è nell'ambito del progetto bandito dalla Compagnia di San Paolo, che si chiama Prima, ed è incentrato appunto sulla conservazione preventiva dei beni culturali e sul monitoraggio ambientale. Ovvero tutte quegli accorgimenti che possono servire per prevenire i fattori di degrado che noi possiamo vedere sulle opere, in modo da intervenire in modo preventivo prima che il degrado avvenga e quindi prima che sia irreversibile. Il fattore decisivo di degrado è l'umidità in questo caso? Sia l'umidità che la temperatura e soprattutto l'escursione delle due, tra giorno e notte e stagionale. Quindi c'è un lavoro di monitoraggio scientifico dei parametri di umidità, di temperatura, messi in relazione anche all'andamento climatico. Sì, esattamente. Noi abbiamo studiato lo stato di conservazione degli oggetti che stiamo studiando. Abbiamo applicato in interno dei data logger che sono in grado di rilevare temperatura e umidità in modo continuo. E esternamente è stata apposta una stazione meteorologica in grado di rilevare la velocità del vento, le precipitazioni atmosferiche, temperatura e umidità ambientale, in modo da ottenere tutti quei dati ambientali utili a metterli in relazione con la conservazione del bene e a prevenire i fattori di degrado. Siamo in una prospettiva di prevenzione a lunga scadenza. E oltre al rilevamento di questi dati e alla loro elaborazione ci sono degli accorgimenti tecnici che già al momento si possono ipotizzare per prevenire questo impatto dell'umidità e degli altri agenti atmosferici sulla muratura e quindi sul bene. Sì, ad esempio abbiamo notato che sulla parete sud della Cappella di Sant'Eldrado vi è un'escursione termica e di umidità particolarmente rilevante che crea dei problemi anche in interno sui dipinti murali. Un accorgimento che abbiamo già applicato e che andrà revisionato in futuro e eventualmente implementato è l'ombreggiatura di quella stessa parete.